Salve a tutti amici, oggi parliamo di come potare le piante delle zucchine. Sembra che ci siano due scuole di pensiero, una che preferisce lasciare la zucchina crescere così nel suo modo naturale, quindi senza toccarla e senza potarla, un'altra invece che preferisce tagliare le foglie della pianta della zucchina, quindi potarla. Ma dove sta la verità? Diciamo che non sta né dall'una né dall'altra parte. Effettivamente molto dipende dalla qualità della zucchina, ossia dalla specie della zucchina, se è ad alto sviluppo vegetativo oppure a bassa crescita. Vediamo le differenze e come potarle. Mi trovo in un'azienda agricola di un mio carissimo amico che diciamo fa coltivazione intensiva di ortaggi. Questo campo di zucchine è stato coltivato con delle zucchine ibride che crescono ad alberello e hanno un basso sviluppo vegetativo. In questo caso, infatti, la potatura delle piante della zucchina, ossia togliere le foglie più vecchie, non avviene, quindi non si potano, perché lo sviluppo vegetativo è ridotto e non necessita questa particolare operazione. Di contro hanno bisogno continuamente di eseguire un altro intervento, ossia togliere i cacchi che si generano, questi polloni si tolgono in questo modo, si tagliano a filo del tronchetto di base, lasciando circa mezzo centimetro dal tronchetto senza ferire il tronchetto. Questa parte si essiccherà velocemente e la pianta continuerà a crescere verticalmente ad alberello senza che sia sfruttata troppo. Tutte le lavorazioni che vengono effettuate nelle piante delle zucchine, ma degli ortaggi in genere, devono essere effettuate in prima mattinata in assenza di rugiada, quindi a pianta asciutta, in modo da evitare il più possibile la propagazione delle muffe, come ad esempio l'oidio, che è molto virulento nelle piante delle zucchine. Ci sono poi piante di zucchina invece che sono ad alto sviluppo vegetativo. Qua ne vediamo un esempio: questa pianta ha solamente 30 giorni, mentre l'altra che abbiamo visto prima ne aveva già 60. E come vedete le dimensioni sono quasi simili, questa cresce molto più velocemente. Le piante ad alto sviluppo vegetativo invece hanno bisogno di essere potate, ossia togliere quelle foglie che iniziano ad ingiallire ed appassirsi, non più necessarie alla sintesi clorofilliana della pianta, ma non fanno altro che andarla a deperire. Vediamo come si fa. Dobbiamo trovare la posizione della pianta su cui va ad adagiarsi verso il terreno. La possiamo vedere bene in questo esempio qua. Come vedete si sta adagiando verso destra, e verso destra inizia ad appoggiare le sue foglie al terreno. Ecco qua quell'altra. Quindi noi dobbiamo andare a tagliare quelle foglie dalla parte opposta di quelle che appoggiano al terreno. Come si tagliano le foglie? Le foglie vanno tagliate dalla base della zucchina, quindi le prime foglie verso il colletto. Qui tagliamo una parte di fiore raccolto. Questa qui è la foglia, prima foglia della pianta della zucchina. Il taglio va effettuato a circa un centimetro dal fusto, senza recidere il fusto, quindi taglio netto. Facciamolo un altro. Ecco qua. Rimarrà circa
mezzo centimetro di tronchetto che si asciugherà velocemente e non marcirà. Eliminiamo anche quest'altra foglia. Questo modo andiamo a togliere anche queste due. Ecco fatto. Questa è una potatura corretta della zucchina. Con questa operazione non abbiamo fatto altro che togliere delle foglie che ingialliranno, eccone qua, una ce n'è, mi era anche rimasta, eccola qua. Quindi queste foglie qua che iniziano ad ingiallire sono le prime che partono dal basso, non danno più nutrimento alla pianta, anzi marcendosi possono andare a creare del marciume al colletto della pianta. Quindi noi le tagliamo. Quindi l'operazione di potatura della pianta della zucchina farà sì che la pianta verrà meno sfruttata da foglie oramai non più utilizzate da parte della pianta e al contempo continuerà a crescere. Ma questa potatura rende anche più difficile l'attacco della parte dei muffe oidie perché circolerà più aria all'interno della pianta e al contempo potremo vedere delle zucchine che possono sfuggire quando l'apparato fogliare è veramente eccessivo perché possono essere nascoste tra le foglie zucchine che ci sfuggono e che sfruttano quindi la pianta. Importante, anzi importantissimo, è che quando si esegue questo tipo di potatura sulle piante a grande crescita vegetativa è d'obbligo la pacciamatura, perché togliendo queste foglie non si ha più l'ombreggiamento della radice della pianta della zucchina, quindi andrà velocemente in stress idrico. Quindi pacciamatura nei casi di colture intensive con telo pacciamante, nel caso nei nostri orti con paglia o altri sistemi, o utilizzo anche le felci e così via. Andiamo a vedere l'altro impianto. Eccoci, qui siamo nell'altro campo di piante di zucchina ad alto sviluppo vegetativo. Eccoci qui, come vi dicevo precedentemente, occorre tagliare le foglie della pianta della zucchina solamente in un lato, in modo che la pianta poi si poggi al terreno con le sue foglie arcuate e riesce ad essere resistente alle intemperie e ai forti venti. Tra l'altro, ecco, a livello chiaramente agricolo intensivo, le foglie vengono tagliate ad una certa altezza senza star troppo a guardare dove si passa, ma questa però non è invece una buona potatura perché l'acqua potrebbe andare ad infiltrarsi qua dentro e creare marciume alla pianta, quindi vanno sempre tagliate a circa 1 cm dal colletto in modo che non rimane quell'imbuto nella foglia. Altra cosa importante, l'irrigazione della pianta deve essere eseguita nell'apparato radicale o con impianti a goccia oppure con l'innaffiatoio nei nostri piccoli orti. Non innaffiate mai la pianta con gli irrigatori a pioggia perché la presenza di eventuali funghi, quindi dell'oidio, non farà altro che propagarsi in maniera virulenta. Qui vediamo questi esempi di piante di zucchine potate a livello agricolo intensivo, ecco qua quest'altra, poi le foglie vengono chiaramente allontanate dalla pianta, gettate in un posto che poi verranno raccolte e tolte. E qui un classico esempio
che se non vengono ben potate le piante delle zucchine, quindi tolte le foglie, alcune zucchine possono rimanere sotto nascoste e sfruttare l'intera pianta. Quindi vedete, una buona potatura va eseguita così, qua, qui, qua dietro, tolte queste foglie ed ecco la pianta che inizia a prendere verso. Chiaramente deve essere tolta anche questa, questa e così via. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Grazie, al prossimo tutorial.